La storia della moneta come mezzo di pagamento e intermediario di scambi è paragonabile alla struttura di un albero. Radici, tronco, rami e foglie possono cioè rappresentare le diverse forme che la moneta ha assunto, evolvendosi dalla sua nascita ai giorni nostri. Come un grande albero, la moneta ha radici antichissime, ma la sua linfa è ancora vitale e la sua chioma ha rami e fronde giovani e sempre nuove. L'albero affonda le sue radici nella madre terra. È dalla terra e dalla necessità di scambiare i suoi prodotti che è nato tutto. Anticamente, infatti, nell'economia agricola si ricorreva al baratto di prodotti naturali, dato che la moneta ancora non esisteva. I romani usavano il termine pecunia per indicare la moneta, dal latino pecus, cioè gregge. Ben presto ci si accorse che tale sistema di scambio presentava grossi inconvenienti, così furono introdotti i metalli nobili come oro e argento, facilmente trasportabili e apprezzati da tutti. Quando nasce la prima vera moneta? Fu intorno al 600 a.C., presumibilmente a Mileto. E la prima moneta cartacea? Forse nel 1694 in Inghilterra. I foglietti di carta che noi tutti usiamo quotidianamente hanno un valore d'uso irrilevante quanto può costare la carta filigranata, ma sono accettati da tutti perché gli organismi monetari degli stati o dell'Unione Europea, nel caso dell'euro, gli attribuiscono quel valore. La moneta che circola in un paese si dice a corso legale perché, per legge, deve essere accettata da tutti come mezzo di pagamento e da potere liberatorio illimitato, cioè ha la capacità di liberare dai debiti. L'albero della moneta, forte delle sue stagioni trascorse, è vivo e sfida i tempi moderni. Nascono così foglie giovani e leggere che, grazie ai venti informatici e tecnologici, consentono praticità e celerità negli scambi. La moneta virtuale. Ne esistono di varie tipologie: moneta di plastica, elettronica nel caso degli acquisti online e addirittura invisibile negli SMS. Le carte di credito sono tessere di plastica rilasciate da banche o altri enti creditizi che garantiscono il pagamento per conto del titolare. Si basano su un soggetto titolare di un conto corrente in banca sul quale verranno addebitati gli importi, normalmente in date successive all'acquisto di un bene. Le tessere bancomat sono rilasciate dalle banche presso le quali si hanno depositi in conto corrente e consentono prelievi da sportelli automatizzati e pagamenti nei negozi convenzionati. Le Fidelity Cards, carte fedeltà, sono monete elettroniche a circuito chiuso, cioè valgono solo in particolari negozi o catene dove è consentito fare acquisti usufruendo anche di sconti e promozioni. La carta prepagata si basa sul principio del pagamento anticipato, con transazione contemporanea all'acquisto. Il titolare carica su di essa una somma di denaro, entro i limiti stabiliti, plafond, da spendere presso negozi convenzionati o da prelevare dagli sportelli automatici. Queste carte vengono utilizzate principalmente per effettuare acquisti via internet. La moneta invisibile, non ancora molto diffusa ma in rapida ascesa, permette di perfezionare un pagamento, benzinaio, biglietti della metro o parcheggio, utilizzando un semplice SMS.